Amici di Eleven Sports, siamo a Sassari, benvenuti al Pala Santorum. Da qui la voce di Mauro Garau e le imprescindibili immagini di Cesare Donati si apprestano a raccontarvi Raimond Sassari Junior Fasano e la 26esima e ultima giornata della regular season della Serie A Gold, con le squadre intente a salutarsi al centro del Taraflex sassarese. Noi andiamo a darvi lettura dei roster a disposizione dei due tecnici, partendo per dovere di ospitalità dalla formazione pugliese guidata da Vito Fovio e che è arrivata in Sardegna con i seguenti effettivi: con il numero 1 c'è Sibilio, col 7 Angiolini, col 10 Sperti, con l'11 Pugliese, il 12 di Levan, il 13 di Notarangelo, col numero 14 Messina, col 15 Boggia, col 19 Cantore, col 23 Bearevic, col 27 Petrovski, col 44 Osling, col 69 Corcione e col 95 Yarstam. Per quello che riguarda invece la squadra rosso-blu di casa guidata da Francisco Javier e Kisuaina Sanza, con il numero 1 c'è Spanu, col 4 Aldini, col 5 Nardin, col 6 Carta, col 7 Mura, col 9 De Oliveira, con l'11 Bronza, col 13 De Logu, col 15 Alilkovic, il 17 Edi Bomboi, il 18 di Pintori, il 21 di Del Rio, col numero 22 San Paolo, col 23 Gurbavac, col 24 Amudà e col 33 Burzic. Si affrontano la terza e la quarta forza del nostro massimo campionato, squadre separate da due punti. Sassari che ha bisogno di vincere con almeno 4 gol di scarto per agganciare e scavalcare Fasano in caso di arrivo a pari punti, in virtù del 37-34 della gara d'andata e della differenza gol totale che sorride e non poco alla squadra quest'oggi in maglia bianca con inserti blu, che nel corso di questo primo tempo attaccherà da sinistra a destra. Rispetto al vostro punto di osservazione, farà ovviamente il contrario la Raimond, con la sua maglia blu con inserti rossi e pantaloncini blu. Squadre ormai pronte all'inizio della partita. Gli arbitri della gara saranno Carlo Dionisi e Stefano Maccarone. Sassari che dunque va alla caccia del terzo posto, Fasano invece a caccia del secondo, che raggiungerebbe in caso di vittoria e contemporanea sconfitta di Merano contro la capolista Brixen. Dunque ultimo turno di questa regular season, che prevede lo scontro fra le prime quattro classificate nelle 26 giornate che hanno di fatto stabilito le squadre che parteciperanno, scusate, alla post season. Conversano non può più raggiungere invece Sassari, essendo staccata di 3 punti dalla squadra guidata da Zupo e Kisuain. Ormai tutto pronto per l'inizio della partita, e Sassari che muove il primo pallone di questa ultima giornata di campionato. Giocatori che, come di consueto, prendono confidenza con il principale attrezzo del mestiere. E allora si inizia a giocare veramente con il pallone che ora transita tra le mani di Atema Muda, che va da Burzic, De Oliveira. Sassari attacca con pazienza, Fasano difende, 5-1 con Messina, un piede oltre la linea dei 9 metri. Amuda dai 10 metri, finta al tiro, va da De Oliveira. Il taglio di Burzic in posizione di doppio pivot, le finte di Amuda, palla alzata per Nardin, intuita, intercettata e recuperata da Pugliese. Ora Angiolini per Notarangelo, lo aspetta Lilkovic. Angiolini, Yarstam allarga sull'ala sinistra, primo tiro e primo gol per Fasano. A segnarlo è Flavio Messina, capitano classe 85 della squadra quest'oggi in trasferta. Siamo già dall'altra parte con i 9 metri, battuto da Alilkovic. Burzic da Amuda, saltato il recupero difensivo, poi dopo il raddoppio sul tunisino, l'assist per Bruno Burzic che impatta a quota 1 dopo 80 secondi di gioco. Si alza da lontano Angiolini, gli dice di no Valerio San Paolo, poi Burzic con una splendida palla per Damir Alilkovic, dritto per dritto. La ripartenza della Raimond sull'asse Burzic Alilkovic, palla tesissima che ha percorso tutto il campo veramente in pochissimo tempo. Alilkovic ha scartato il regalo della mente della Raimond. Angiolini, Notarangelo, Yarstam sale e riceve Oesling,
poi Angiolini battuto di Oliveira, Natarangelo scivola bene in difesa, Nardin che chiude il tiro a Pugliese, allora si torna centralmente laddove si infila Angiolini che subisce il contatto irregolare della difesa, a terra Filippo Angiolini. E Bronzo il primo ad andare a sincerarsi delle condizioni del prodotto del settore giovanile del Poggi Bonsi, secondo miglior marcatore di Fasano in questa stagione, 127 gol per lui, ne ha marcati 3 in più Albin Yarsam. Angiolini sta bene, a breve si ricomincerà a giocare, cronometro fermo 2 minuti 7 secondi, 2-1 Sassari. Angiolini che deve probabilmente abbandonare il terreno di gioco. Breve consulto tra Fovio e Stefano Maccanone. Angiolini deve uscire. C'è campo per Dario Petrovski. Giocatore macedone arrivato da Guadalajara. Si gioca con Yarsam. Ecco Petrovski toccare il primo pallone della sua partita. Natarangelo. Il taglio di Messina, la palla schiacciata a terra che intendeva servire Osling, la deviazione di Brzic, il possesso ancora per la Junior. Si accentra Petrovski, gli mette le mani addosso Bronzo. 9 metri Fasano. Yarsam, Petrovski, lavora Osling tra primo e secondo, si accentra Natarangelo, la difesa aggressiva di Gurbavaz. Yarsam, finta al tiro. Si va da Messina che deve forzare dai 9 metri, non benissimo San Paolo. Due gol di Fasano, due gol di Messina. De Oliveira, Amuda, Brzic. La finta di andare da Amuda, ha parato Leban, ha raccolto Alilkovic. La parata dell'ex di turno Alessandra Leban, l'anno scorso in maglia Raimond, a far parte del roster e ha vinto la scorsa edizione della Coppa Italia, la penultima di fatto. Bronzo Alilkovic, si alza il braccio degli arbitri. Brzic, la finta di Brzic, lavora illegalmente in attacco Alilkovic, palla persa per la Raimond e allora la Junior che guadagna la metà campo offensiva con Natarangelo. Petrovski si alza, poi allarga sulla sinistra, ricezione e gol di Davide Pugliese, contro parziali di 2-0, Fasano avanti di 1. Gurbavaz lo lascia lì per Brzic, lo aspetta lì Natarangelo, allora si cambia lato coinvolgendo nella circolazione di Oliveira, cambio per l'attacco, fuori Gurbavaz, dentro Amuda, Brzic. De Oliveira. Fasano, squadra che segna tantissimo, oltre 32 gol di media per partita. Alilkovic, Amuda, lavora Brzic, De Oliveira a fulminare Leban per la nuova parità. Si scrive a referto anche l'ex giocatore dell'Angers, Rodolfo De Oliveira. Parità a quota 3 quando stanno per andare via i primi 5 minuti della partita. Natarangelo, Pugliese, palla di ritorno per il 13, ora Yarsam. Natarangelo sale e riceve Oesling, poi Angiolini prova a battere De Oliveira, arriva l'aiuto di Alilkovic, fallo della difesa. Natarangelo, Yarsam, Angiolini. Yarsam che cerca Osling, che prende bene posizione, sfrutta tutta la fisicità di cui dispone per segnare il primo gol della sua partita. Prova a correre Sassari. Gurbavaz, De Oliveira mette palla per terra. Gurbavaz
a Lilković, a bersaglio. Era andato a caccia dello sfondamento pugliese, non si sono impietositi gli arbitri, non c'è un attimo di tregua. Messina, Yarnstam, rischio di palla persa, raggiunto l'altro terzino, nota Arangelo, Angiolini, la Junior ora per quanto consentito dal regolamento abbassa un minimo i ritmi di questo avvio vertiginoso da questo punto di vista. Arriva il gol di Yarnstam, quarto giocatore di Fasano a bersaglio in questo avvio di gara. Nardin. Brzic, De Oliveira, Amuda, De Oliveira ai 9 da Brzic, Amuda cercato a Lilković, trattenuto in maniera non lecita dai 9, lo stesso numero 15, De Oliveira, Brzic, Amuda, Brzic da Bronzo, spazio per Lilković, gli mette le mani addosso Östling. Nuova opportunità in attacco per la Raimond, Amuda, Brzic, finta, mette palla per terra, poi la butta via. Nota Arangelo. Finta, depistato Amuda, San Paolo a evitare il doppio vantaggio di Fasano. Nardin, Amuda, aggressivo Östling. Brzic, Leban allarga il braccio sinistro e nega il gol al numero 33 della Raimond. Notarangelo contro Di Oliveira, palla persa per la Junior, può correre Sassari con Lilković, poi Gurbavac con giudizio da Brzic, un gol a separare le due squadre, poco più di 8 minuti giocati nel primo tempo. De Oliveira, Brzic, Amuda, De Oliveira, Brzic, Amuda, si accentra Bronzo, Amuda finta al tiro, se lo prende mezzo secondo dopo, Leban stavolta non può nulla. Nove minuti quasi di equilibrio estremo, due gol di Lilković, uno di De Oliveira, Amuda e Brzic per la Raimond, due di Messina, uno a testa per Pugliese, Östling e Yarnstam, questi i marcatori dei primi 10 gol di giornata. Yarnstam ha ricevuto da Angiolini, nota Arangelo, apertissimi sulle ali Petrovski e Pugliese, nota Arangelo, Yarnstam, si torna da Notarangelo, poi Yarnstam, Pugliese, lavora bene la Raimond in difesa, il tuffo di Yarnstam, il tuffo di Bronzo, tutti giù per terra alla Pala Santoru, corre Sassari, Brzic, Gurbavac, finta, percussione centrale, gol del 6-5 segnato dal nativo di Ljubuško, mette la testa avanti Sassari, Angiolini, nota Arangelo, Yarnstam, Angiolini, nota Arangelo, il taglio di Petrovski che libera il lato e si posiziona in compagnia di Östling sui 6 metri, si alza Yarnstam senza trovare il bersaglio, Brzic, De Oliveira, Bronzo, spazio per l'11, Leban a leggerne le intenzioni. Raimond che butta via la prima opportunità di andare sul più 2, nota Arangelo, Yarnstam, Angiolini, un'occhiata a Petrovski che non può essere servito, allora nota Arangelo, Yarnstam, Östling, Angiolini,
altra palla persa per la Junior, ricezione difettosa di Angiolini. Gurbavas a Lilkovic, rientra bene Oesling, pallone allargato per Nardin. Gurbavas, Bursic, De Oliveira. Gurbavas, De Oliveira servito da Bursic, ancora Gurbavas, pizzicare il secondo palo, due gol in fila di Josip Gurbavas, altrettanti di vantaggio per Sassari. Notarangelo, Angiolini, Yastam, Angiolini prova a liberarsi di Alilkovic con lo scavalcamento. Sassari vicinissima alla palla recuperata, chiede il cambio Oesling. Esce il numero 44, debutta nella partita Raffaello Corcione, ex pivot di Noce Conversano. Yarstam, eccolo Corcione, Notarangelo, Angiolini, mette palla per terra contro De Oliveira, la percussione di Notarangelo. Arriva il primo due minuti per la partita, a farne le spese è Gurbavas. Primo due minuti della partita che coincide con il primo 7 metri della partita, la cui trasformazione, o meglio tentativo di trasformazione, è affidato a Albin Yarstam. Duello individuale contro Valerio San Paolo, 12 minuti 2 secondi, 7-5 Raimond. Yarstam per dimezzare il ritardo, missione compiuta. De Oliveira, Bronzo, torna Muda per l'attacco. Bursic si consulta con Ekiswain per organizzare al meglio l'attacco sardo. Bursic a Muda, a Lilkovic tra primo e secondo, tra Pugliese e Notarangelo, palla che arriva ora tra le mani di Nardin che scarica su Muda, poi si riallarga Bursic, poi a Muda, la finta, la parata di Leban. Voleva la palla Bursic, Amudà si è messo in proprio, poi Angiolini rischiando l'infrazione di passi, San Paolo a neutralizzare il tentativo di Messina. Rimane avanti Sassari, San Paolo Bursic. Extra player per la Raimond, torna Bronzo. Sardi che attaccano con la porta sguarnita. Amudà, Bursic, De Oliveira, Amudà, Bursic, De Oliveira, taglio di Nardin, De Oliveira si alza, Leban va dall'altra parte, segna Rodolfo De Oliveira, 8-6. Angiolini, Yarstam, Notarangelo. Angiolini prova a sfidare Bursic, poi Yarstam, Notarangelo, bene da Pugliese, Nardin non ci arriva per un soffio, vantaggio creato, Pugliese a sfruttarlo al meglio. Nardin ha scambiato con Amudà, Bursic, De Oliveira, Bursic a pilotare l'attacco rosso-blu. Amudà, De Oliveira si alza dai 9 metri, la parata di Leban che con l'aiuto della traversa evita il gol numero 9 della Raimond. Angiolini, Yarstam, la sassata del 95, primo giocatore della gara a segnare 3 reti. Fasano riacciuffa al pari quando siamo alla esatta metà del primo tempo. De Oliveira si allarga, Bronzo, De Oliveira, Bursic, taglia Nardin, Amudà,
Lavora per lui a Lilkovic, a Muda, con un angolo di tiro difficilissimo. Grande gol di Atem Muda, 2 minuti Angiolini. Che deve aver parlato un po' troppo con Dionisi, che non l'ha perdonato, l'ha allontanato dal campo per i prossimi 120 secondi. Si è arrabbiato un sacco Vito Fovio per l'ingenuità di Angiolini. Pugliese, Notarangelo, Petroschi, Messina, faccia a faccia Brzic contro Jastam. Allora scambiano i terzini, arriva il time out chiamato da Vito Fovio, il primo della partita. Sassari 9, Fasano 8, 15-37 sul cronometro del primo tempo, time out in campo, piccola pausa anche per noi. Dopo il time out di Vito Fovio tornano in campo Raimon Sassari e Junior Fasano, un gol di vantaggio per la squadra di Zuppo e Chisoin. E noi a raccontarvi l'uscita dal time out stesso della Junior. Messina, Notarangelo, prova a depistare a Lilkovic, va con un po' di difficoltà a raggiungere Pugliese, bel taglio di Messina, bell'attacco della Junior, segna Flavio Messina, pari 9, ultimi 14 del primo tempo. Gurbavac, Nardin, Brzic, De Oliveira, Brzic, Gurbavac rischia di buttare via la palla alla Raimond, poi De Oliveira si gira come al solito in maniera splendida da Miralilkovic. Raimond che rimette la testa avanti con il terzo gol di giornata, il 117esimo in campionato di Damir Lilkovic. Notarangelo, Jarstam, Petrovski, Messina, Notarangelo, Jarstam isolato dall'attacco da Brzic. Allora Notarangelo cerca una linea di penetrazione centrale, la trova un po' molle in difesa, qui la Raimond si infuria e Chisoin 10 pari. Brzic, Gurbavac, De Oliveira, Brzic, Gurbavac, Brzic, De Oliveira, un palleggio, torna da Brzic, ora Gurbavac, Brzic prova a infilarsi tra Östling e Bearevic. Arriva l'intervento arbitrale. Gurbavac, Brzic, un'occhiata da Lilkovic, De Oliveira, scusate, dietro la schiena per Bronzo, para ancora Leban, altro errore al tiro per Umberto Bronzo. Petrovski, Östling, San Paolo a negare il vantaggio alla Junior. Brzic, Gurbavac, avanza in palleggio Brzic, spazio per Bruno Brzic. Östling, Petrovski, Notarangelo, Pugliese, Jarstam, Notarangelo, 11:35 all'intervallo.
Bjarstam si accentra Messina, Angiolini trova spazio dall'ala, gonfiata la rete alle spalle di Valerio Sampaolo. Primo gol di giornata, se i nostri conti sono corretti, di Filippo Angiolini. De Oliveira scambia con Brzić, Amuda, Brzić si accentra e riceve Bronzo, Amuda i 10, De Oliveira, Brzić, palla regalata a Messina, può correre Pugliese, prova a farla allargare Brzić ma non basta, segna Pugliese, 12-11, torna avanti la Junior. Gurbavas, De Oliveira, Gurbavas, muovono palla centrale e terzini di Sassari, Gurbavas, Amuda, lo ferma Bearevic. Consulto arbitrale, 2 minuti per Zeliko Bearevic. Protesta urbana di Bearevic. Centoventi secondi di superiorità numerica per la Raimond. Si accomoda in panchina Bearevic. Due parole con il commissario per Maccarone. Provano a rubare qualche centimetro Messina e Östling. Alilković, Gurbavas, si va da Bronzo che ancora una volta non trova la via del gol, chiede un intervento falloso che gli arbitri non reputano tale. Amuda, Gurbavas, cercato Nardin, sporca ma non recupera. Pugliese, Amuda per Gurbavas, da De Oliveira che finta di andare da Bronzo, poi si infila tra le maglie difensive di Fasano e pareggia a quota 12. Gara che prosegue sui binari dell'equilibrio, Sassari che trova subito modo di sfruttare la superiorità numerica. Pugliese per Bjarstam, Angiolini, Messina, abbassa il ritmo la Junior, resta basso per ora il braccio di Dionisio Maccarone. Notarangelo, Angiolini, Notarangelo, si fa vedere Östling che non può ricevere, Angiolini, Notarangelo, palla persa, la recupera Nardin, può correre la Raimond. Bronzo per sbloccarsi, schiaccia a terra tra le gambe di Leban, primo gol di giornata per Umberto Bronzo, 130 in campionato. Notarangelo, Pugliese, Bjarstam, Angiolini, Bjarstam, Notarangelo e viceversa. Angiolini, ancora da Notarangelo, poi Angiolini cerca spazio per il tiro, si libera di Alilković, battuto a San Paolo che stavolta ci poteva fare veramente poco, ha chiesto l'infrazione di passi Alilković, di difforme opinione il duo arbitrale. De Oliveira, Bronzo, 8 all'intervallo, pari 13 al Pala Santoru. Gurbavas, Amuda, De Oliveira, Amuda, centrato Leban, raccoglie Bearevic, corre Östling, un'occhiata a San Paolo, viene battuto con il ricamo da Eric Östling. Torna avanti Fasano che continua a segnare tantissimo e a confermare gli eccellenti numeri offensivi.
Oesling forte su De Oliveira. Amuda, Gurbavac. Sempre 5-1 con Messina in punta per Fovio. De Oliveira da Amuda, che non può servire a Lilkovic. De Oliveira, Amuda, Sassari con pazienza. Gurbavac a liberarsi di un avversario, lo ferma fallosamente pugliese. 7 metri per la Raimond, che ha dunque la più ghiotta delle opportunità per pareggiare a quota 14. Arbitri che fermano il cronometro perché c'è da asciugare il terreno di gioco. Dopo la piccola interruzione, Amuda contro Leban. Nel frattempo lontano l'inquadratura di Cesare Donati e Kisoin a catechizzare Gurbavac. Simil timeout abusivo per il tecnico spagnolo della Raimond. Fischiano gli arbitri, Amuda contro Leban, le finte di Amuda, la parata di Leban che poi esulta con la sua panchina. Sbaglia il 7 metri a tema Amuda. Fasano con la palla in mano per ritrovare il doppio vantaggio. Angiolini, Notarangelo, Yarstam lavora per lui con il corpo. Oesling mette palla per terra. Yarstam, Oesling para San Paolo. 7 metri per la Junior, 7 metri da una parte, 7 metri dall'altra. Avvicinamento tra i pali per la squadra rosso-blu. Campo e debutto nella partita per Marco Spanu. Nelle altre gare di giornata, detto in apertura di Merano Brixen, di fronte Rubiera, Cassano Magnago, Romagna Pressano, Campus Italia Carpi, Fondi Bolzano e Conversano Siracusa. Tutto pronto per il 7 metri. Va Yarstam contro Spanu. Segna Albi Yarstam, che diventa così in solitaria il miglior marcatore della partita a quota 4. Ma soprattutto ne dà 2 di vantaggio alla squadra di Fovio. Gurbavac, Burzic, De Oliveira. Gurbavac, De Oliveira, Burzic, Gurbavac. Taglio in posizione di doppio pivot di Gurbavac. Burzic a Lilkovic a fare la guerra sui 6 metri. Decide così di risolvere l'attacco Bruno Burzic. Ed è una scelta che più saggia non si può. Notarangelo, Angiolini a terra nel contatto con De Oliveira. Chiedono la simulazione i giocatori della Raimond. 2 minuti per Rodolfo De Oliveira. Classifica guidata da Brixen con 42 punti, 40 Neamerano, 39 Fasano, 37 Sassari, Conversano 34, Pressano 29, a chiudere la parte sinistra Cassano Magnago con 25. Assieme a Bolzano 20 punti per Siracusa, 16 per Fondi, 12 Rubiera, a 9 Carpi, Campus Italia, 6 punti per il Romagna. Notarangelo, Yarstam, Angiolini, va da Messina, allarga il ginocchio a San Paolo che para, esulta. Sassari che prova a riprendersi l'inerzia della partita che si era sbilanciata, anche se leggermente, verso la Puglia. Bronzo, Burzic, rientra Muda, Gurbavac. 4:40 all'intervallo, un gol a separare Raimond e Junior. Burzic, Gurbavac, Amuda dai 10 metri a sprigionare tutta la potenza di cui dispone.
si deve ripartire dopo il gol di Atemamuda. Fasana aveva provato a pizzicare la porta vuota, aveva parato San Paolo, tentativo non lecito, e allora a piccoli passi Fasano ad avvicinare i 9 metri. Angiolini, Yarstam, pugliese. Angiolini salta, la lascia lì per il suo numero 11, poi Östling arriva con un pizzico di ritardo. Brzić, che in ogni caso poco avrebbe potuto fare per arginare la buona presa di posizione di Erik Östling, e consente alla Junior di tornare in vantaggio seppur di una sola lunghezza. Brzić, Gürbavac, Brzić, Amuda, Brzić, Alilković, Gürbavac, Amuda. Deve partire da lontano per la marcatura di Messina, poi Josip Gürbavac, altra parata di Leban, lo schiaffetto di Nardin che trova solo Notarangelo. Allora Bearević, Leban a collaborare alla risalita del campo di Fasano. Angiolini, Yarstam, Angiolini per Notarangelo. Libera il lato Messina, c'è il solito Östling, prova a lobbare San Paolo, tentativo che sbatte sulla traversa, c'è ora campo per Sassari. Fasano in qualche maniera si arrangia, Bronzo non può andare da Brzić perché stava tornando Messina. Gürbavac prova a sfidare Notarangelo, duello vinto da Josip Gürbavac che ruba il tempo a Leban. Ennesima parità di questo primo tempo, ultimi 2 minuti e 10. Angiolini, Yarstam, Angiolini scavalca Lilković, attira l'attenzione della difesa. Messina respinto al mittente da San Paolo, corre Gürbavac, allarga per Nardin che conta i passi e trafigge imparabilmente Alessandro Leban. Primo gol di giornata per Nardin, che diventa il 7° giocatore della Raimond ad andare a bersaglio in questo pomeriggio. ...17-16... Östling, Angiolini, Notarangelo, pugliese, gestisce Fasano alla ricerca di un varco. Angiolini, Yarstam, abituale taglio di Messina, solita presa di posizione di Östling, i palleggi di Yarstam che lo cerca con lo sguardo, non lo trova, allora decide di fare tutto da solo col numero 5 di Albin Yarstam. 135 in campionato per il giocatore svedese ex Lindesberg. È iniziato da 3 secondi l'ultimo giro di orologio. De Oliveira, Brzić, Gürbavac, De Oliveira, Brzić, De Oliveira allarga per Bronzo che cerca l'alzata per Brzić. Notarangelo la tocca in aria. Alilković, Brzić, De Oliveira, Brzić, si muove Nardin, riceve Gürbavac. Alilković contro Angiolini che è bravo ad arginarlo. Allora Sassari deve cercare un altro modo per scardinare la difesa della Junior. Ci pensa Rodolfo De Oliveira. 12 secondi per l'ultimo tiro della Junior. Angiolini, Alilković, molto bene in difesa, deve fare in fretta la Junior. Angiolini con una grande idea per Östling, spazio per l'ultimo tiro di Bronzo che è decisamente troppo ambizioso. Leban è lì che lo aspetta. E questa l'ultima giocata del primo tempo che va in archivio con la Raimond avanti con il punteggio di 18-17. Noi ci prendiamo una piccola pausa, giusto il tempo per rifiatare. Ci risentiamo fra una decina di minuti circa per la diretta del secondo tempo dal Pala Santoro.
Amici di Eleven Sports, nuovamente live dal Pala Santoru di Sassari. Sta per iniziare il secondo tempo di Raimond Sassari Junior Fasano, 26esima e ultima giornata della regular season della Serie A Gold. Primi 30 minuti che sono andati in archivio con la squadra di casa avanti con il punteggio di 18-17, maturato al termine di una prima frazione estremamente equilibrata, nella quale nessuna delle due squadre ha toccato un vantaggio più ampio di due reti. Fasano che muove il primo pallone della ripresa. Yarstam, Angiolini, Notarangelo vicino da Pugliese. Yarstam, Angiolini, Notarangelo, Angiolini per il suo 95. Il taglio di Messina, lavora Oestling, si accentra Yarstam, cerca il primo palo, San Paolo è lì che lo aspetta, Brzic, De Oliveira, Bronzo, Brzic, Gurbavac, scambiano 23-33, si accentra e riceve De Oliveira, Brzic, De Oliveira, Gurbavac, prova a liberarsi di Messina, alla fine regala palla a Pugliese nel tentativo di raggiungere Nardin, poi l'ingenuità di Pugliese che vanifica, cancella il sacrificio difensivo dai 9 Nardin. Gurbavac per Brzic, De Oliveira, Gurbavac, Brzic, Alilkovic, sale, scarica per De Oliveira, si ributta sui 6 metri laddove viene raggiunto da Brzic, poi sale Gurbavac, non ci arriva Leban, e di Gurbavac il primo gol della ripresa. Notarangelo, Angiolini, dentro il campo il 7, Notarangelo, Yarstam, rallenta la Junior, batte le mani e Kiswain, Angiolini, Notarangelo, Yarstam, muovono palla centrale terzini della Junior. Yarstam cerca Angiolini che prova a liberarsi di Bronzo, rischia di perdere il pallone, poi Notarangelo raggiunto da Yarstam, ancora il 95, si fa vedere Oestling, Angiolini, finta, manda a vuoto Brzic, bella giocata di Filippo Angiolini che fa conto tondo, 3 quest'oggi che lo portano a 130 in campionato. 19-18, 2:30 giocati nel secondo tempo. Brzic, Gurbavac, Brzic, abituale 5-1 della Junior, con Messina un passo avanti. Gurbavac cerca Lilkovic che non può controllare il servizio del compagno. Leban fa correre Angiolini che si mette in proprio San Paolo a negargli il gol del pari. Un pizzico di egoismo Angiolini che forse avrebbe potuto allargare sulla sinistra per un tiro più comodo di quello preso dal secondo miglior marcatore in stagione della squadra di Vito Fovio. Brzic, De Oliveira, Brzic, Gurbavac, Alilkovic, i palleggi di Gurbavac, poi De Oliveira, ha cercato Bronzo, scivola bene Angiolini, Bronzo non può tirare, si torna centralmente da Gurbavac, tira De Oliveira, para Leban, Bearevic fa correre Pugliese, rallentato un minimo da Gurbavac, cerca la girella Pugliese, un pizzico presuntuoso qui l'11, San Paolo ha capito tutto, ha parato, corre la Raimond con Giovanni Nardin che prova a lobare Leban senza riuscirci, un paio di errori, uno da una parte, uno dall'altra, stavolta Pugliese anche se con il brivido trova il fondo della rete, pareggia a quota 19. Hanno cercato il ricamo Pugliese prima e Nardin poi, senza trovare fortuna. Pugliese si è fatto parzialmente perdonare con il gol del 19 pari, 4-15. De Oliveira, Brzic, Gurbavac, spintonato a Lilkovic, De Oliveira, aggressivo anche Oestling,
Brzic cerca Lilkovic, ha capito tutto Messina, palla che torna un po' fortunosamente dalle parti di Brzic a Lilkovic con un qualcosa che le leggi della fisica fanno fatica a spiegare senza guardare la porta. Tutto messo male col corpo, trova il quarto gol della sua partita. Angiolini, Yarstam, Notarangelo, è entrato Sperti, tocca il primo pallone della sua partita. L'ex giocatore di Molteno e Carpi, cresciuto nell'altra squadra pugliese con Versano, Angiolini, altra grande giocata, due minuti per De Oliveira. I due gol più belli della partita probabilmente arrivati in rapida successione ed equamente divisi tra le due squadre, prima Lilkovic, poi Angiolini. Nessuna delle due squadre è ancora riuscita a inscenare un minimo tentativo di fuga. 5-0-9, 20 gol per parte. Per la Raimond ce ne sono 4 di De Oliveira, Lilkovic e Gurbavac, 3 di Amudà e Brzic, 1 a testa per Nardin e Bronzo. In casa Fasano i 5 di Yarstam, i 4 di Angiolini e Pugliese, 3 per Messina e Oesling a completare il tabellino della Junior, il gol di Notarangelo. Brzic, Amudà, Brzic, Gurbavac. Ricordiamo che la Raimond deve vincere con almeno 4 gol di scarto per trovare e chiudere la regular season al terzo posto. Gurbavac a cercare Bronzo, l'ultimo tocco è di un giocatore della Junior, se l'ha vista non c'ingana di Cantore, così è Alilkovic. Gurbavac, commissario che richiama l'attenzione di Carlo Dionisi, giallo per Vito Fovio. Si può tornare a giocare dopo il provvedimento disciplinare. Gurbavac, Brzic, Alilkovic, Amudà prova a liberarsi di Oesling che quasi lo denuda. Dai 9 Alilkovic, Amudà la lascia lì per Brzic, taglio di Alilkovic, palla alzata per Bronzo, girella sul palo. Yarstam, Angiolini, Bronzo a centimetri dal gol più bello della partita. Angiolini, linea di penetrazione centrale per Angiolini, trafitto San Paolo, torna avanti Fasano, ennesimo cambio di leadership. Questa gara fin qui meravigliosamente equilibrata. Nardin, Amudà, Brzic, Gurbavac, Brzic, Amudà, Bronzo, Gurbavac per Brzic, lo accompagna verso l'esterno Angiolini. C'è il 7 metri per la Raimond. Cambia l'esecutore dopo l'errore del primo tempo di Atema Mudà. Tocca ora a Nardin provare a impattare a quota 21. Un'occhiata all'Eban, un paio di finte. Gol di Giovanni Nardin. Messina, Angiolini, Yarstam, Notarangelo, Sperti. Yarstam, Angiolini, Notarangelo, Angiolini ai 9. Servizio per Notarangelo che la lascia lì per Oesling.
Non basta la difesa di Alilković. Gurbavas, De Oliveira. Taglia Nardin, servito Brzić. Gurbavas, De Oliveira, sale dai 9. Quinto di giornata per Rodolfo De Oliveira. Angiolini prova a depistare Bronzo, non ci riesce. Palla arretrata, raccolta da Jarstam. Notarangelo. Sperti. Angiolini, Messina, torna centralmente da Albin Jarstam. Angiolini, finta, butta via il pallone, lo recupera Brzić, corre il campo da Miralilković che dà un'occhiata a Leban, tiro che quasi spacca la traversa della porta, difesa da Leban, poi termina la sua corsa in fondo alla rete. 23-22. Torna in campo Dario Petrovski. Sperti. Notarangelo. Petrovski. Jarstam. È andato via il primo terzo della ripresa. Jarstam, palla che sbatte su De Oliveira, altra opportunità in attacco per la Junior, il palleggio di Petrovski che dà un'occhiata a Wrestling, sale Petrovski sul muro di Bronzo che poi fa un po' di trash talking esultando in faccia all'avversario. Petrovski sale dai 9, segna Petrovski che restituisce il favore a Bronzo, dall'altra parte Gurbavas. Duello anche di nervi. 24-23. Prima del gol di Gurbavas. Petrovski e Bronzo. A esultarsi in faccia l'un l'altro. Notarangelo. Jarstam. Petrovski. Notarangelo, Jarstam, ricezione negata a Sperti da Nardin, Jarstam per Petrovski, altro duello con Bronzo, Jarstam per Notarangelo, bene in difesa Gurbavas, 9 metri Junior, lo batte Sperti, non c'è un attimo di tregua, Petrovski sale dai 9 metri, entra in partita Dario Petrovski. Secondo gol consecutivo per il giocatore macedone. Gurbavas, 24 pari. Brzić, De Oliveira, Gurbavas, Alilković. Un palleggio e poi lo scarico per Gurbavas. Brzić da De Oliveira. Bronzo cerca Gurbavas per il gol forse più spettacolare della partita. Miglior marcatore di giornata Gurbavas con i suoi 6 gol. Uno di vantaggio per Sassari. Messina, Petrovski. Notarangelo. Jarstam. Östling, Jarstam la lascia lì per Petrovski, poi Notarangelo. 25 pari, si continua a correre. Alilković, non si fa in tempo ad annotare un gol che ne arriva immediatamente un altro. Petrovski pesca all'ultimo momento Östling. Numericamente è decisamente la partita di Fasano. Abbiamo ricordato nel corso del primo tempo, squadra che segna più di 32 gol e mezzo di media per partita.
e oggi siamo già a 26 e dobbiamo ancora entrare nell'ultimo quarto di gara. Brzic, Gurbavac, Nardin, Brzic, Gurbavac, De Oliveira, Brzic, Gurbavac. Scambiano centrale e terzini della Raimond, taglia Nardini in posizione di doppio pivot, Brzic centralmente da Gurbavac, De Oliveira per Gurbavac, potente ma centrale, attento stavolta Leban. Petrovski raccoglie dopo il controllo problematico di Notarangelo, c'è qualcosa che non va con il pallone. E allora gara fermata da Maccarone. Sfera sostituita, si può tornare a giocare, è tornato Corcione per far rifiattare Oestling. Petrovski. Jarstam, Corcione, Petrovski, Jarstam, da Notarangelo si muove Corcione, si alza Notarangelo, San Paolo intuisce, ma non basta per evitare il 27-26, Notarangelo un passo da quota 100, Brzic, De Oliveira, Brzic, Gurbavac, De Oliveira prova a liberarsi di Corcione e lo spedisce per le terre. A far sentire tutti i centimetri e i chili di cui dispone Raffaello Corcione. ...14:55 giocati, Sassa di 26, Fasano 27, Gurbavac, Brzic, De Oliveira, Brzic, Alilković, Gurbavac, palleggio del 23, poi De Oliveira, sta con lui Corcione, ancora Gurbavac a cercare un varco, De Oliveira la finta, forte Messina, poi Gurbavac deve tirare Sassari perché è alto il braccio degli arbitri, difesa in area disperti, 7 metri poi la Raimond che in qualche maniera riesce a procacciarsi un 7 metri da un attacco che aveva creato poco vantaggio. Buon lavoro della difesa ospite. Nuovamente Nardin contro Leban. Van Nardin con freddezza e personalità, l'ala della Raimond. Arriva il giallo anche per Kiswain, che chiedeva un 2 minuti probabilmente per la precedente difesa di Corcione. Allenatori che nel momento topico della gara provano anche a lavorarsi, i direttori di gara che lo ricordiamo sono Carlo Dionisi e Stefano Maccarone. Corcione, pugliese per Notarangelo, Jarstam raggiunti anzi Alilković e Gurbavac come migliori realizzatori di giornata a quota 6. De Oliveira, bronzo, Brzic, Gurbavac, Brzic, De Oliveira, Nardin riceve centralmente, la lascia lì per De Oliveira che fa lo stesso con Gurbavac, Brzic a cercare bronzo, non c'è spazio per il tiro, chiede passivo Fovio,
per ora non accontentato Gurbavas per Alilković. Nuovo 7 metri per la Raimond, anche se c'è il consulto arbitrale Sperti che era andato a caccia dello sfondo. Semplice 9 metri, rettifica del duo di fischietti che non fa felice il pubblico della Raimond. Gurbavac si alza dai 9, va da Brzić, intervento di Leban, poi Sperti a travolgere Alilković, forse preservare il possesso, rischiare di farsi tremendamente male andando a sbattere, ci auguriamo, contro le tibie degli operatori del 118 presenti a bordo campo. Si rialza Sperti, il pallone per la Raimond, 17-19, 12-41 a separare sardi e pugliesi dal definitivo rientro negli spogliatoi. Bronzo, Brzić, Amudà, ricordiamo che in virtù del 37-34 dell'andata per la Junior, Sassari ha bisogno di vincere di 4 per agganciare il terzo posto. Proposito che parte dal gol di Amudà. Petrovski, bella palla per Corcione che non riesce a ipnotizzare San Paolo. Corre in palleggio Brzić, rallenta, va da Amudà. Palla persa da Atem Amudà. Ora Petrovski a cercare Sperti che conta i passi. Seconda parata in fila di San Paolo. Altra corsa. Non c'è tregua. Brzić. Due minuti per Messina nel frattempo. Arriva, è arrivato nel frattempo il time out, 29 Sassari, 28 Fasano, time out in campo, piccola pausa anche per noi. Segue la testa per Alilković, Gurbavac e Jarstam, questi i migliori realizzatori di Raimond Sassari Junior Fasano. Gara che entra negli ultimi 11 minuti e mezzo, mal contati. Jarstam, pugliese, Notarangelo, Angiolini, centralmente Jarstam, sale e collabora alla circolazione Östling. Notarangelo prova a depistare Alilković, deve forzare Notarangelo, lo fa decisamente in maniera egregia. Brzić, Amudà, Bronzo, Amudà allarga per Nardin, Amudà dai 9, cercato di Oliveira in posizione di ala destra. Due ribaltamenti di Amudà verso l'ala, il secondo è quello buono. ...49 in campionato per Rodolfo di Oliveira, stagione decisamente in crescendo, quella del giocatore già visto in Italia con la maglia di Fondi, cresciuto nella
seconda parte di regular season sia in attacco che in difesa. Notarangelo, aggressivo a Lilkovic. Dai 9 Östling, Angiolini, Yarsam sotto passivo l'attacco di Fasano, la deviazione del muro. San Paolo sbilanciato, non può evitare l'angolo. Notarangelo, deve tirare Fasano, prova a infilarsi Notarangelo. San Paolo con la collaborazione della difesa che ha complicato non poco il tiro di Davide Notarangelo. Gurbavac, arriva Bearevic, il fallo è della difesa. Scontro durissimo, entrambi in piedi i 23. Pausa per asciugare il Taraflex e consente tanto ai giocatori quanto al sottoscritto di recuperare un minimo di ossigeno. Bronzo, Burzic, Amuda, prova a depistare Bearevic, palla che forse c'entra entrambi i pali. Anche sfortunato qui a tema Amuda, Angiolini, depistato Bronzo. Bella giocata di Angiolini. 30 pari. Burzic. Bronzo. Burzic. Amuda. Bronzo. Burzic, aggressivo, Messina, Amuda, Bronzo, poi Burzic dopo l'intervento di Bearevic su Bronzo. Burzic, lavora Lilkovic, si muove Nardin, non raggiunto, poi Leban fa correre con una palla estremamente precisa pugliese. Nuovo vantaggio junior. Arriva il timeout chiamato stavolta da Ekisoain con il suo il sotto di 1, 7:40 al termine, timeout in campo, piccola pausa anche per noi. Nuovamente in campo Raimon Sassari e Junior Fasano, 7 minuti e mezzo al termine, un gol di vantaggio per la squadra guidata da Vito Fovio. Bronzo, Burzic, Amuda, Burzic per Bronzo, Amuda i 9, mette palla per terra, va da Bronzo, la deviazione del muro a collaborare alla seconda marcatura di giornata di Umberto Bronzo.
si gioca Östling. Angiolini, Messina, Angiolini da Yarsam, Notarangelo, Yarsam, Angiolini, ancora Angiolini, prova ad andare via De Oliveira, la difesa di Alilković, Yarsam respinto da Alilković, prova a scappare Nardin, saltato Notarangelo, saltato Angiolini, saltato Leban, segna Giovanni Nardin. Angiolini prova a liberarsi di Oliveira e lo rallenta con l'irregolarità. Gara che si deve nuovamente fermare. 5:58 alla sirena finale, lo ricordiamo un'altra volta. Raimond che chiuderebbe al terzo posto in caso di vittoria con più di 3 gol di scarto. A Fasano servono invece necessariamente i 2 punti per coltivare ambizioni da secondo posto in caso di affermazione di Brixen contro l'Alperia Merano. Ultima giornata che vede di fronte le prime 4 della classifica. Notarangelo, Yarsam, Östling. Notarangelo per Angiolini. Yarsam deve arretrare e tornare oltre la linea dei 9 metri. La difesa di De Oliveira, lo sfondo di Angiolini, Alilković, la spinta di Notarangelo. Vanno a consultarsi gli arbitri. Arriva il rosso per Davide Notarangelo. Finisce con 5 minuti e 32 secondi di anticipo la gara del classe 2000. E probabilmente a posteriori avrebbe anche potuto concedere un tiro facile ad Alilković. Tiro facile naturalmente solo in teoria, ce l'ha ora Nardin dai 7 metri. Terzo duello di giornata con Leban. 4 quest'oggi per Nardin, le finte del 5, 4 che diventano 5, come il numero di maglia, 33-31. Prova a strappare la Raimond nella fase cruciale della gara. Salgono i decibel al Palasantoru. Angiolini, Yarsam, Pugliese. Scambiano un paio di volte, 11-95, Messina, Yarsam dentro il campo Angiolini, Yarsam un'occhiata a Östling che non può essere servito, Alilković a duello con Angiolini, Yarsam, Angiolini, ancora Alilković, a terra Angiolini, con Alilković che lo invita a rialzarsi. Si spiegano Angiolini e Alilković. Estremamente intenso ma altrettanto sempre corretto il numero 15 della Raimond. Nessuna lamentela particolare neanche da parte di Angiolini. Gara importante ma fin qui estremamente corretta. Angiolini la lascia lì per Pugliese che rischia di perderla, poi Yarsam a cercare Östling, ancora bene Alilković in difesa, poi Yarsam para San Paolo e si carica e carica il Palasantoru. Dursic, Bronzo, un'occhiata di Oliveira, ora Bronzo da terzino, di Oliveira all'ala destra,
per questi ultimi 4 minuti di partita che iniziano ora. Amuda, Brzic, Bronzo trova una linea di penetrazione, Leban vince questo duello individuale, Angiolini rischia i passi, poi rallenta e va da Yarsam, mani in testa per il Kiswahin, Yarsam torna a Sperti, riceve Pugliese, Yarsam, Angiolini, Yarsam, Pugliese, Yarsam dà un'occhiata a Oesling, coinvolto il terzo uomo nella persona di Pugliese, poi Angiolini, Bronzo basso sulle gambe, cercato Oesling, palla che arriva dalle parti di Nardin, 9 metri junior, Pugliese, Yarsam, Angiolini, ancora Bronzo, un paio di giravolte da parte di Angiolini e prende posizione in maniera ritenuta, scusate, lecita, segna Angiolini, 2 minuti per Bronzo, 7 gol per il 7, Fasano che torna a strettissimo contatto, 33-32. Campo per Pablo Gaston Cantore, torna a calcare il Taraflex del Pala Santoro, l'ex giocatore dell'Handball World e del Balonmano Burgos. Primi minuti in campo ma decisamente importanti per Delogu dopo l'allontanamento di Bronzo, chiaramente temporaneo, 2 minuti per l'ex giocatore di Siena. Brzic, De Oliveira, Brzic, Amuda, Brzic, De Oliveira, si muove a Lilkovic, palla per Amuda, ora De Oliveira contro Angiolini che lo contiene in qualche maniera, la Raimond perde il pallone, la porta è vuota, la cerca Angiolini, Brzic con un autentico miracolo, grande lettura difensiva di Bruno Brzic che evita il gol del pari. De Oliveira, Brzic, Amuda, Brzic, Alilkovic, De Oliveira, Amuda, Brzic, De Oliveira, ai 9, sale De Oliveira con il brivido ma a segno, 34-32. 1:47 al termine. Yarsam dimenticato, Oesling che forse sigilla il terzo posto della Junior, almeno il terzo posto. Alilkovic, De Oliveira, Brzic, Alilkovic, De Oliveira, Amuda, da Brzic, De Oliveira, sale anche Nardin che poi abbandona il terreno di gioco, tira Amuda, forza Amuda, para Leban e ora Fasano alla palla del pari, Cantore, Angiolini, Yarsam, Pugliese, Yarsam, Angiolini, butta via la palla Angiolini, prova a accelerare comunque la Raimond che deve fare 3 gol in 40 secondi senza subirne, Brzic per De Oliveira, naturalmente 3 gol in pochi secondi per coltivare i propositi del terzo posto che paiono però sfumati. Il Kiswahin ferma la partita quando mancano 29 secondi al termine. Sassari 34, Fasano 33, time out in campo. Piccola pausa anche per noi.
Si torna a giocare al Pala Santoru. 23 secondi al termine. Brzić, Bronzo, Amuda, Brzić. Sassari per chiudere la regular season con una vittoria che non basterebbe e che non basterà comunque per agganciare il terzo posto. Arriva la palla persa per la Raimond, prova a pareggiare la Union. L'intervento di Bronzo è falloso, 7 metri per Fasano, 2 secondi al termine. Finisce la partita di Bronzo, questa è la certezza. L'altra è che ci sarà un 7 metri per la Junior, che potrà dunque pareggiare i conti. Pareggio che cambierebbe poco nella classifica delle due squadre, con la Junior che chiuderebbe terza. In qualsiasi caso, senza dover tener conto del risultato che verrà fuori da Merano, e Raimond che chiuderebbe quarta anche in caso di vittoria finale. Yarstam con l'ultima palla della partita tra le mani. Yarstam contro San Paolo per pareggiare. Va Yarstam sul palo, è finita al Palo Santoru, vince la Raimond contro la Union Fasano, 34-33 il risultato finale. Con questi due punti la squadra rosso-blu di casa sale a quota 39 punti, aggancia Fasano ma non la scavalca, chiudono terzi i pugliesi, quarti i sassaresi. Io ringrazio Cesare Donati per le preziose immagini che ci hanno consentito di raccontarvi questa gara dal Palo Santoru di Sassari. Io ricordo per l'ultima volta il risultato finale: Raimond 34, Junior 33. Un saluto da Mauro Garau e buon proseguimento con i programmi di Eleven Sports.